A Roma, 26 luglio, ricordando 19 anni fa quello che è successo, parliamo di Rita Atria, una ragazza di 17 anni di Partanna che era, pensate, rinchiusa sotto protezione in Viale Amelia. Stava parlando con Paolo Borsellino, che lei lo chiamava zio. E stava parlando della mafia di Partanna, figlia di una famiglia mafiosa, stava raccontando, dopo l'uccisione del padre e del fratello, quello che succedeva nel suo paese. E lo raccontava con determinazione e con cognizione di dati e fatti, tanto che poi sono stati arrestati tutti. Appresa la notizia della strage di Via D'Amelio, non ha resistito a quello che era ormai il suo unico interlocutore, il suo punto di riferimento, e si è suicidata buttandosi dal settimo piano. Ieri, per la prima volta dopo 19 anni, si è riaperta la finestra perché sono stati rintracciati i proprietari di quell'appartamento che è rimasto chiuso. Si è riaperta quella finestra da dove 19 anni fa Rita si è buttata. L'associazione Rita Atria ha voluto ricordare questo momento, invitando anche me, oltre Don Luigi Ciotti di Libera e Mario Ciancarella e tantissime altre associazioni. I particolari ce li chiama Don Michele. Don Michele è un sacerdote, come vedete la maglietta è appropriata. Scusate, Don Luigi, era Michele quello precedente, con il nome io sono, ecco la geografia. Don Luigi, perché ieri anche lì c'è stato un momento di preghiera, un momento per ricordare per le future generazioni. Prego. Forse un mondo onesto non esisterà mai, ma chi ci impedisce di sognare? Forse se ognuno di noi prova a cambiare, forse ce la faremo. Ieri a Roma si apre la finestra del settimo piano dove Rita Atria si lanciò. Applauditi tutti gli interventi, compreso quello del nostro Pino Magnaci, che continua a denunciare la mistificazione e la collusione tra la mafia e la politica. Credo che quella frase detta da una 17enne possa essere addirittura tratta dal Vangelo. Penso di sì. Vediamo se dice. Rita Atria oggi ha voluto non solo essere presente qui a Roma, ma un momento importante, si è aperta una finestra che rimaneva chiusa da 19 anni. Abbiamo voluto semplicemente dire che quella finestra non doveva essere più un segnale di morte, ma anche perché ci abitano delle persone per bene, ma doveva diventare un segnale di speranza. Quindi quel grazie Rita a quella finestra, è una specie di, non di riconciliazione, ma di dire che alla morte abbiamo sostituito la speranza, la voglia di memoria e perché era giusto ringraziare quella giovane coppia che oggi sta in quell'appartamento e dire che insomma in qualche modo non devono associare a quella finestra un qualche cosa di brutto, ma oggi da oggi un qualcosa di bello, la loro finestra come speranza sostanzialmente. E continuerà l'impegno dell'associazione, ma tra le altre cose, leggendo un po' quelle che erano le righe di Rita Atria, riflettendo mi sono accorto che, guarda, è stata profeta, ha anticipato i tempi. Lei 19 anni fa parlava di Stato e mafia e ovviamente è stato lì in quel momento che ha deciso di farla finita perché per lei non c'era più speranza. Ma diciamo che Rita aveva 17 anni, però una gran maturità. Aveva capito, nel suo diario scriveva un'altra cosa, che le persone che del livello politico non avrebbero mai pagato perché non avrebbero mai trovato le prove per dimostrare le complicità, le collusioni. Diciamo che oggi assistiamo sempre a catture importanti, dilatitanti, eccetera, però
come se queste persone agissero da soli, sono come se questi latitanti, latitante per 43 anni senza una complicità istituzionale, di uomini, delle istituzioni, francamente ci offende, offende proprio la memoria in questo caso. C'è ancora la strage Portella della Ginestra con il segreto di Stato. Questo è uno Stato che non farà mai conti con niente, non l'ha fatto neanche i conti col fascismo, sembra quasi che siamo stati sempre tutti partigiani. Siamo uno Stato senza, siamo un paese senza memoria. Se vogliamo veramente cambiare, dobbiamo tornare ad avere una memoria, non ricordo, memoria, memoria attiva, e dobbiamo in qualche modo rimboccarci le maniche e non delegare o fare tifosi o applaudire gli altri che lavorano. E un messaggio oggi importante lancia anche l'associazione, ovviamente, che è quella di tutelare i vivi e tutelare quelli che sono i testimoni di giustizia. Ma tutelare i vivi, tutelare i testimoni in genere, perché i testimoni di giustizia, non ce lo dimentichiamo, sono persone alle quali qualcuno ha dato un programma di protezione. Ci sono un sacco di persone che testimoniano ogni giorno e che non sono tutelate, e che testimoniano la vita nelle piccole cose, nelle grandi cose, e che non sono tutelate. È uno Stato che non incoraggia la testimonianza a nessun livello, né dalle denunce sul posto di lavoro né alle cose più grandi. C'è molta ipocrisia. Quindi l'associazione Itatria è impegnata non solamente sui testimoni di giustizia in quanto, come dire, definizione istituzionale, ma su tutti coloro che testimoniano, e siamo solidari con quegli operai che difendono il posto di lavoro, perché non si può prescindere dalla difesa del posto di lavoro se si vuole combattere la mafia. Non si può pensare che il lavoro e la lotta alla mafia siano due cose diverse. Oggi il controllo del territorio è un controllo economico, ti controllano le buste paghe, ti controllano con chi devi lavorare, ti controllano quando devi lavorare. Bene, questo se non è controllo del territorio mi dicono che cos'è. Parlavamo con Nadia di quello che è mafia e Stato. Uno Stato che non vuole la verità, uno Stato che nasconde anzi la verità. Ovviamente parlare con Mario Ciancarella e parlare di quella che è stata una strage coperta dallo Stato, la possiamo definire così? Una strage coperta da funzionari e istituzioni dello Stato. Perché lo Stato rimane quello costituzionale, quello che abbiamo dentro di noi, la speranza che ci diceva Rita. E questo Stato, questo nostro Stato, è stato tradito dai suoi funzionari e dalle sue istituzioni nella strage di Ustica e in tante altre stragi. Corruzione, tangenti, forse oggi per fare appunto il deputato, non so, bisogna avere delle qualità, essere un po' mafioso, tangentista. E questa è la cultura politica che abbiamo in giro. È una trasformazione genetica della mafiosità che è riuscita a trovare il modo di combattere l'antimafia, quindi il vaccino che la stava sconfiggendo, attecchendo all'interno delle istituzioni e dei ruoli di funzione dello Stato. Sandro Marcucci aspetta ancora giustizia e verità. Sandro Marcucci l'aspetta come l'aspettano tante altre vittime. Sta a noi riuscire a smuovere le istituzioni giudiziarie, le istituzioni politiche, e quanti altri abbiano legittimità perché possano riaprirsi le indagini sulla sua vicenda. Mario Ciancarella parlava proprio di puzzo, del puzzo del compromesso. È una brutta puzza, non solo da che l'ha denunciata Borsellino, ma dal fatto che unisce l'obbrobrio dell'odore delle carogne all'obbrobrio dello sbranamento delle iene.